avere qui ospiti questa sera, cioè sono io ospite suo, del grande maestro pittore contemporaneo Primo Conti, uno dei grandi, veramente dei grandi della pittura, una persona che ha lavorato ininterrottamente andando sempre avanti, cioè facendo, passando da cose. Beh, ma questo ce lo dirà il maestro. Senta maestro, io sono veramente felice che lei abbia concesso a me e ai nostri amici questa intervista. Prima di tutto le voglio dire tutta la mia ammirazione che ho per lei, che ho sempre avuto. Vediamo di meritarla. Dunque, Primo Conti è nato grande. È nato grande perché lui è celebre ed è grande, grande pittore, fin da lontano, fin da ragazzino. Ecco, per questo vorrei dire che Primo Conti è nato, si può dire, col pennello in mano. Maestro, senta, le passo il microfono. Cosa sta facendo adesso? Ma senta, io... Maestro, mi dia del tu. No. Ora allora no, reciprocamente, no, no. Se no, no, ma io voglio dir tu. No, e allora reciproco. Reciproco. Allora volevo dirti questo, che prima di tutto io sono imbarazzato perché... E questa televisione mi fa chiacchierare troppo. Sì, ma lei deve... E io veramente tenevo a essere, come sono stato tutta la vita, un tipo un po' riservato, così, che parlava. Ma ora sono diventato un chiacchierone, ma per colpa vostra. No, non per colpa nostra, per colpa sua. Se lei avesse fatto come tanti, se non fosse rimasto diciamo al palo, nessuno lo veniva a cercare e lei non l'avrebbe chiacchierato. Bisogna dire che mi sono venuti a cercare con grande apertura, certo, di cuore. Certo. Forse mi sono venuti a cercare un po' tardi. Ma non è vero, maestro. Hanno aspettato che avessi 80 anni. No, quale 80 anni? Sono passati. No, no, non lo siamo devo. In marcia per l'81. Bene, bene. Dunque, quello che faccio, io lavoro come sempre, se si può chiamare lavoro il riempire giorno per giorno quello spazio fatto per essere nell'essere nostro. Insomma, ognuno ha questa piccola area, vero, nella quale sviluppa il suo destino, che sempre più si fa misterioso. Certo. Io credevo che col passare degli anni ci si finisse col capire qualcosa, ma sempre di meno. No, non ci si capisce quasi niente. Ma è bene. E questo è anche il suo fascino, sì, vero? Sì, certo. Siamo un po' come, così, come si è visto ora, delle farfalline che volano. È il loro modo di volare, proprio fisiologico, di volare così, ma dà un po' l'idea anche della nostra vita, che non si cammina mai come dei treni sul binario, vero? È vero. Ma come le cavolaie quando passano da un tetto all'altro, così, vero? In ordine sparso, sì, sì, vero? Questo. E la mia vita si conclude in un modo sereno, nel senso che riesco a far andare d'accordo la gioia e la sofferenza, le faccio andare insieme, hanno fatto amicizia. Ognuno aiuta l'altro. Quando io ho le mie angosce che non mi mancano, la mia gioia di vivere, mi batte la mano sulla spalla e dice: su, vai, via, ricordi che c'è i fiori, che c'è il cielo, che ci sono gli alberi, vero? E che sei in questo giardino, non sai chi ti ci ha portato. E quando sono felice, la parte seriosa di me dice: bene, stai contento, ma non dimenticare che non è tutto zucchero, vero? E mantieni questa visione anche dell'ombra quando ti senti al sole, ecco. Eh sì, perché da volte dopo le gioie, vero? Ma però dopo le gioie vengono le cose meno felici, ma dopo ritornano le gioie e si apprezzano di più. Sì, vero, certo, maestro? Certo. Senta, maestro, io ho visto delle cose prima qui nel museo, io lo chiamo il museo, la sua casa. Tra è un poco museo. Non sarà pubblico. Ho visto delle cose che mi hanno impressionato. Ho visto delle opere anche della sua giovane età,
senza poi contare le sue ultime opere che per me sono importanti come quelle. Ma ora sì, credo che molti degli amici più illuminati mi consolano, mi confortano, certo, perché dicono che in un certo senso questa liberazione, questa libertà che mi è venuta con gli anni porta in sé il meglio, se c'è una maturazione di tutte le mie stagioni. Certo, perché bisognerebbe che il pubblico vedesse tutta la pittura di Primo Conti per rendersi conto come ma è arrivato. Ma Pitti un po' è stato fatto, sì, questo. Sì, è stata una delle più, per me è stata. Ma guardi che è incredibile gli articoli che escono ora all'estero. Sì, È venuto un articolo in Argentina l'altro giorno e in Svizzera la rivista più importante, direi, per la cultura, che è la rivista Du, ha fatto una pagina stupenda. La mostra di Pitti per me è stata una delle più belle cose che hanno fatto in Firenze in questi ultimi tempi. Mi è servita per rivedere opere che da 40-50 anni non vedevo più perché erano lontane, e per salutarle perché sono tornate lontane e ora veramente non le vedrò più. Perché sono ritornate ai legittimi... No, cosa vuole, farle ritornare? Ormai il tempo stringe, io ho le valigie pronte. Che valigie? Arriva il treno. No. C'è ancora tanto di quel tempo, lei deve lavorare ancora tanto, maestro. Vede, Parigi, l'augurio è molto bello, ma io le rispondo, non è una novità, l'ho detto altre volte, che per me campare molto è pericoloso, perché... No. Campando molto si finisce con l'invecchiare, prima o poi. Io non ho nessuna voglia. Te l'ho detto prima, li farò vedere i suoi coetanei. Lei sembra il nipotino di tanti suoi coetanei. Io sento, non faccio mai programmi per domani, io mi alzo la mattina e dico via, sono qua, di dove vengo non lo so, oggi è mia questa giornata, poi domani vedremo. E come se fosse sempre la prima, sa? Ma certo. Non faccio i quadri alla Primo Conti, ci sono molti pittori che quando hanno un nome e sono legati, guai se cambiano, certo. Cioè, io dice, non ho più la mia personalità, io della mia personalità mi interessa la mia vita, non la mia personalità, certo. Io voglio essere personale nel vivere giorno per giorno in modo diverso la mia vita. Il fatto di dire questo già esprime tutta la sua personalità, maestro, perché lei va avanti, l'ho detto prima, no? La pittura di Primo Conti è una pittura che non si è mai fermato, ha sempre cercato nuove forme, nuove linee. Sai, la bellezza dell'arte è questa, è un modo legittimo di avere delle avventure. Senta, maestro, e i programmi, diciamo, io so che lei qui in questa bellissima villa... Dalla costa, questa è la costa. Le coste. È una villa molto antica, c'è anche un affresco di scuola di Botticelli dentro. È bellissima, io so che lei dona tutto alla regione. Belle donato tutto. Ha già donato tutto? Tutto, io ho donato la casa, tutto quello, tutti i miei quadri, i miei libri, il mio archivio, ogni cosa. Ha fatto un dono? Ho donato al comune di Firenze, di Fiesole, alla regione naturalmente, e poi ho dato alle mie figlie. Beh, quello certo. Che non potevo dare è che io me ne sto tranquillo, leggero come un insetto, avrò vivo ospite dello Stato nel quella che era la casa mia, cioè nella casa colonica che mi stanno sistemando, con i mobili che appartengano alle mie figlie. Beh, certo. E così, e però i quadri che faccio ora sono miei, mi sto facendo una collezione. Si rifà la collezione ora. Senta, maestro. Io volevo dire una cosa, io ho visto prima in casa, ho visto dei quadri, diciamo, del 18, del 19, quadri veramente, secondo me certi grandi pittori, anche stranieri, in certe cose sono arrivati dopo di lei. Qualche volta è successo. Sì, perché non si dice questo? Ma ora cominciano un po' a dirlo. Ma bisognava averlo sempre detto, perché al motivo lei ha avuto, non lo so se ha avuto degli amici o degli invidiosi qui in Italia. Ma non lo so, sa. È strano, il destino di ogni uomo si svolge come una matassa in un modo che viene sempre arrotolata in un modo diverso, non si sa, poi io penso che non tutto poi viene a peggio, perché a un certo punto avere tra le avventure della vita anche quella di sentirsi
direi proprio indovinati, a un certo punto scoperti, vorrei dire, dà una certa emozione, vero? Se l'avessero fatto prima io sarei più stanco, invece ora mi diverto, mi fa piacere, mi lusinga. Sì, sì, in ogni modo, cari amici, credete, Primo Conti è, rimane e rimarrà uno dei grandi uomini della cultura italiana, uno dei grandi uomini del sentimento, perché è un uomo con un sentimento enorme, è uno dei grandi amici di tutti, perché io ho sempre visto Primo Conti salutare tutti, essere amico con tutti, con umiltà, come la gente, come dovrebbe essere tutta la gente. Lei è veramente un maestro di vita, Primo Conti, lo lasci dire. Lei mi dice tante cose belle, io dovrei rispondere cosa dissero per Napoleone. Dice, ma fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. No, vabbè. Potassi e domani io non questo mica ha fatto questo mettino qui poco. No. Ti sa mica. Maestro, intanto vediamo la realtà delle cose. La realtà oggi è questa, è quella che io ho detto. Domani potranno dire anche che eravamo tutti pazzi, che eravamo tutti, ci metteranno, non lo so. Non si sa niente. Non si sa niente. D'altra parte si vive per concretare momento per momento quello che è nel profondo di noi. E il nostro compito si ferma lì. Certo. Il resto tocca agli altri. Vero? Ma vede, maestro, un uomo che parla come lei, che dipinge come lei, che scrive, che io so che anche scrive e cose molto... Ma ora sto lavorando molto nel campo letterario, perché sto fra le altre cose, e qui non c'è nessunissimo vanagloria in questo, ma perché so che è molto importante. Sto scrivendo in collaborazione con lo scrittore argentino Millier, che ha fatto profondissimi studi su Dino Campana e altri grandi poeti, e con tutti i documenti che ho nel mio archivio. Il mio archivio personale supera gli 8.000 documenti, la mia fondazione passa i 30.000. È una delle forme delle è una delle ma già d'Europa. Una delle maggiori, una degli archivi più grossi d'Europa, e con questa documentazione si sta scrivendo la storia della mia vita, che viene fuori in un modo che non pensavo mai, come la storia del mio tempo vista negli ingranaggi più segreti, attraverso le lettere, le cose che io porto dietro e tengo in salvo da quando ero bambino, e che finalmente ora vengono ordinate e un giorno potranno essere materiale prezioso. Io so che un suo grande ammiratore era De Pisis. E ora esce, proprio per tra i quaderni della fondazione, una raccolta di lettere di De Pisis scritte tra il 919 e il 22-23, e ce ne sono, le principali sono a Tristan Tzara e a me, le mie sono una sessantina. Bene. Ma eccezionali. Beh, me lo immagino. E ora abbiamo raccolto tutto in un volume che uscirà in questi giorni nell'occasione della glorificazione che vogliamo fare a Savinio come uomo di teatro, di musica e di spettacolo, preparando al tempo stesso il centenario di Papini, che la mia fondazione vuole proprio al quale vuol dedicare una grande cosa, perché bene, noi abbiamo tutto l'archivio Papini, tutti i manoscritti di Papini, dal primo libro dell'infanzia, direi, all'ultimo prima che morisse, tutti i libri manoscritti, poi tutta la corrispondenza di Papini. E allora faremo delle grandi manifestazioni d'accordo col Comune di Firenze e col Comune di Fiesole. Bene, questo è molto bello. Amici, io vorrei rimanere qui con Primo Conti una giornata intera. E purtroppo il sole picchia. Che picchia. Maestro, grazie di cuore. Io mi auguro, io mi auguro di... Aveva detto che mi dava del tu, perché prima mi dava del tu. Ma è troppo difficile. Che non ci si vede, mi dà del lei. E poi ecco il microfono, bisogna fare un po' di tirocinio. Senta, in privato. Io lo ringrazio. Lo ringrazio a nome di tutti i nostri amici, ma lo ringrazio personalmente io con tutto il cuore, perché lei è sempre stato così caro e così buono, e io non potrò mai dimenticare
Primo Conti, mai. Perché? Noi Primo siamo Conti amici da tanti anni. Perché Primo Conti è un grande, rimane un grande e sarà sempre un grande. Grazie. Grazie, grazie tanto.